Oggi voglio consigliare un corto molto particolare, fatto tra il 2020 e il 2022 a Lecce dal mio amico carissimo Franz Krack, animato, un misto tra animazione tradizionale 3D e anche live action addirittura integrato, che si chiama appunto Spectrum. Spectrum di cosa parla? Parla di Pippo, che è questo menestrello che col suo menestrellaggio, ecco, rende felici tutti gli abitanti di questo paese chiamato The People. L'unica persona non è felice di ciò è un mago molto cattivo che lancia un incantesimo a Pippo. E qua direte, è una storia molto classica, Nick, perché me la consigli? Perché l'incantesimo gli fa sentire le immagini e vedere i suoni. Lo manda in questa sorta di stato confusionale. E da quel momento ci sarà l'arrivo di un personaggio molto particolare, e no, non è uno di Ghostbuster, che cercherà di aiutare Pippo in una maniera davvero creativa e sconfiggere questo mago davvero cattivo. Un corto davvero ambizioso, io ho visto addirittura gli storyboard che sono una roba gigantesca, così, anzi così. Riflette molto sull'immagine, questa riflessione artistica, davvero bellissima, pensare che sia stato fatto da così poche persone in così poco tempo, una roba sorprendente, che è molto semplice ma efficace, soprattutto per quel che deve raccontare. Supportate che non potete perdere assolutamente. Tra l'altro trovate la colonna sonora che io sto ascoltando a ripetizione perché è davvero, davvero incredibile. Tanta passione per l'immagine, per il cinema, per l'animazione, in associazione a Fight Club, a Doom Bluff e a tanto altro. Un prodotto pieno di spirito e vivo, vivace, divertente e divertito.